Manca solo il via libera definitivo del Senato, previsto in settimana, e poi il nuovo codice della strada sarà legge. Con le nuove norme, usare il cellulare alla guida può costare caro. Sospensione della patente fino a 15 giorni e multa da un minimo di 250 euro a un massimo di 1000. Linea dura per chi guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti. Nel primo caso, il tasso alcolemico deve essere inferiore a 0,5 grammi per litro, praticamente pari a zero alcol, mentre nel secondo basterà il test positivo alla droga per la revoca della patente per 3 anni anche senza l'accertamento dello stato di alterazione psicofisica. Stretta anche per i monopattini elettrici, scatta l'obbligo di targa, assicurazione e casco. Tra le novità contestate, l'innalzamento da 70 a 105 kW della potenza massima delle auto che possono essere guidate dai neopatentati, anche se per loro resta il divieto nei primi 3 anni di usare vetture di grossa cilindrata. Per chi abbandona animali in strada, scatta la revoca o la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno. Ogni riforma di questo tipo può dare risultati solo se accompagnata da maggiore presenza di divise sulle strade, intendo dire polizia stradale, polizia locale, carabinieri, cioè noi dobbiamo avere la possibilità di certificare le violazioni con l'intervento sanzionatorio. Critiche sulle nuove norme, le associazioni dei familiari delle vittime della strada che chiedono un aumento delle zone a 30 km orari e lamentano la mancanza di interventi sui limiti di velocità. Da una ricerca dell'ANAS emerge che per il 51% degli italiani superare proprio i limiti di velocità non rappresenta un pericolo.